Castiglion Fiorentino, ancora caos e elezioni. Sergio Fabianelli presenta il ricorso al Consiglio di Stato. Rischio slittamento. I comuni del Valdarno alle urne tra incertezze e novità. Ecco i candidati. La scuola italiana dal Papa, Marco Bonci. Dobbiamo sempre sperare nel futuro, ma è ora di passare dalle parole ai fatti. Lungo le sponde del Tevere e la culla dell'umanesimo, convegno internazionale tra San Sepolcro e Città di Castello. Arezzo città per disabili? A nessuno escluso l'iniziativa obbligo d'accesso oltre le barriere architettoniche. Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro notiziario. Apriamo, come abbiamo sentito anche dai titoli, con la politica. Da Castiglion Fiorentino ancora caos infatti in merito alle elezioni. Sergio Fabianelli ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato con un rischio di slittamento. Vediamo. Non accenna a rasserenarsi l'orizzonte politico di Castiglion Fiorentino. Non bastasse il fatto che i castiglionesi sono chiamati alle urne per la terza volta nel giro di 4 anni, c'è la vicenda legata a Sergio Fabianelli a rendere ancora più complessa la situazione. L'ex vice sindaco di Castiglion Fiorentino aveva presentato una propria lista dal nome Per Castiglioni. Una scelta che aveva fatto parlare molto di sé, anche perché di fatto si pone in alternativa con la candidatura dell'ex sindaco Luigi Bittoni. La scelta dei vertici del centro-sinistra castiglionese era ricaduta su quest'ultimo dopo il ritiro inaspettato di Rossano Gallorini. Bittoni aveva vinto le precedenti elezioni comunali, per poi essere giudicato incandidabile a causa della presidenza dell'ente Serristori. A complicare la situazione è arrivata la bocciatura della lista Fabianelli per vizi di forma. Un primo ricorso è stato respinto dal TAR. La partita sembrava essersi conclusa così, ma ora arriva la decisione di ricorrere al Consiglio di Stato. A questo punto una decisione attesa in tempi strettissimi. Una sentenza particolarmente delicata che dovrà sancire la riammissione o meno della lista Fabianelli. Non è escluso che in caso di riammissione le elezioni comunali di Castiglion Fiorentino possano essere posticipate. Al momento le liste ufficialmente ammesse alla competizione sono Libera Castiglioni di Mario Agnelli, Partito Comunista dei Lavoratori di Giuseppe Mazzoli e Democratici per Castiglioni di Luigi Bittoni. Un grosso incendio è divampato questa mattina intorno alle 9.45 lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno in direzione mare. Coinvolto un pullman guidato da un autista di San Sepolcro con a bordo una scolaresca delle medie di Firenze. All'altezza dello svincolo Empoli Centro il pullman ha preso fuoco, ma l'autista è riuscito ad accostare e a fermarsi sulla corsia di decelerazione prima che la situazione degenerasse. Il biturgenze e i 44 alunni sono usciti indenni. Sono state aperte indagini sulle cause dell'incendio. A originare le fiamme probabilmente un pneumatico. I comuni del Valdarno alle urne tra incertezze e novità, vediamo insieme tutti i candidati, il servizio. Si preannunciano sfide ricche di novità e incertezze, quelle per le elezioni comunali in Valdarno in programma domenica 25 maggio. La partita più importante è quella che si gioca a San Giovanni Valdarno. Maurizio Viligiardi va a caccia della riconferma come primo cittadino, appoggiato dalla lista del Partito Democratico e dalla lista civica San Giovanni Città Futura. Sinistra Ecologia e Libertà invece candida Pedro Losi, il Movimento 5 Stelle Michela Fabbrini, mentre Lorenzo Martellini è appoggiato da Forza Italia e dalla lista civica per un'altra San Giovanni. Chiude il quadro delle candidature Francesco Carbini, appoggiato dalle liste Cresce San Giovanni e Valdarno Città. A Bucine invece la sfida è tra 3 candidati, Pietro Tanzini di centro-sinistra per Bucine, Alessio Cardelli del Movimento 5 Stelle e Felice Torsini di Terra Nostra. A Castiglion Fibocchi si presenta l'ex prefetto ed ex sindaco Salvatore Montanaro. Sfiderà il candidato della lista e il futuro insieme, Marco Ermini. A Laterina la sfida è tra Katia Donnini di Centrosinistra Unito e Mauro Sacchetti, appoggiato da Paese Popolare. I cittadini di Loro Ciuffenna, invece, sono chiamati a scegliere tra 4 candidati. Marco Romualdi, amministrare bene, Marco Parolai, Movimento 5 Stelle, Danilo Baldi, insieme per il Comune, e Moreno Botti, Centrosinistra per Loro Ciuffenna. A Pergine Valdarno la sfida è tra il candidato di centrosinistra Pergine Cambiapasso, Simona Neri, Matteo Bruni di Pergine Volta Pagina e Chiara Legnaiuoli, Moderati Pergine. Infine Terranuova Bracciolini con la sfida tra Marco Bonaccini del Movimento 5 Stelle, Sergio Chienni di centrosinistra Terranuova e Simone Nocentini appoggiato dalla lista Terranuova in Comune.
Furto al banco dell'associazione Scudo di Panne in via Margaritone ad Arezzo. Il banco è gestito da volontari che raccolgono fondi a scopo benefico. Un cittadino romeno di 35 anni, in evidente stato di ebbrezza, ha sottratto un giaccone di pelle, un maglione, 6 magliette e una gonna. I volontari hanno chiesto l'intervento della polizia municipale, che in pochi minuti ha rintracciato e bloccato l'uomo, che è stato denunciato all'autorità giudiziaria, mentre i capi di abbigliamento sono stati tutti riconsegnati. La scuola italiana dal Papa. Marco Bonci dichiara che dobbiamo sempre sperare nel futuro, ma è ora di passare dalle parole ai fatti. Vediamo il servizio. Parliamo di scuola per un motivo particolare, l'incontro in questi giorni della scuola con il Papa, un'iniziativa che va sotto il titolo La scuola, Chiesa per la scuola, una festa, una mobilitazione popolare. Ecco, ma la scuola oggi ha motivi per fare festa? La scuola deve avere sempre motivo per sperare nel futuro. Una cosa è certa, le premesse affinché ci si possa dichiarare soddisfatti ancora non ci sono. Insomma. Da tanti anni si sente parlare di scuola e veramente tutti la mettono al centro. Io sono 30 anni che faccio questa professione di insegnante e sono 30 anni che sento richiamare tutti alla centralità della scuola. Speriamo che si passi dalle parole ai fatti in tempi rapidi, perché non c'è tempo di poter attendere oltre, insomma. Mi pare che anche questo governo abbia messo all'ordine del giorno il tema della scuola, vediamo un po', misuriamolo sui fatti. Poi entreremo, insomma, anche in qualche dettaglio. Intanto però diciamo che questo incontro con il Papa non si pensi che riguarda solo le scuole cattoliche, riguarda tutti. In fondo la parola del Papa ha l'autorità morale, il Papa vale per tutti. Certo, no, questo è importante, questa sottolineatura, perché è un appuntamento con la scuola, non con una parte della scuola. La scuola è una, indipendentemente da quelli che sono i gestori, indipendentemente da quelli che sono, diciamo, i soggetti che promuovono quell'istituto. La scuola statale, la scuola non statale, paritaria, è una la scuola, condivide la stessa missione e condivide purtroppo gli stessi problemi, problemi che sono di natura economica, talvolta strutturale, talvolta anche di, come posso dire, di immagine che la scuola ha all'interno del mondo in cui viviamo, no? Che purtroppo è un po' bistrattata. E ricordiamo che è possibile vedere l'intervista integrale a Marco Bonci all'interno del Il Caffè dei Costanti, la trasmissione condotta dal nostro direttore Andrea Fagioli, in onda venerdì alle 20:20. Aveva truccato la targa della sua macchina, aggiungendo artigianalmente una lettera per transitare indisturbato nelle aree della ZTL di Arezzo. È stato così denunciato il conducente di una fiesta, un trentenne di Como residente ad Arezzo. Individuato dagli agenti motociclisti della Polizia Municipale, l'uomo è stato sottoposto a un fermo della sua autovettura. Lungo le sponde del Tevere, la culla dell'umanesimo, convegno internazionale tra Sansepolcro e Città di Castello. Vediamo insieme di cosa si tratta. Un convegno internazionale per riscoprire l'antica vita civile della Valle del Tevere, un'iniziativa per analizzare le radici dell'umanesimo. Ha preso il via oggi l'evento organizzato tra Sansepolcro e Città di Castello per approfondire l'eredità di un territorio che fu tra i protagonisti delle vicende politiche, sociali e culturali dell'Italia del Rinascimento. Una realtà a cavallo tra Umbria e Toscana, dove operarono personaggi straordinari come Piero della Francesca, Luca Pacioli, Raffaello Sanzio e Luca Signorelli. Da 3 giorni di lavori è ospitata domani mattina dalle 9 alle 13 presso l'ex Spazio Misericordia Sansepolcro, mentre dalle 15 per l'intera giornata di sabato l'evento sarà ospitato nel Salone dei Ricevimenti a Palazzo Vitelli di Città di Castello. Previsti interventi di studiosi provenienti da tutta Europa, tra cui James Banker, grande studioso di Piero della Francesca, e Robert Black, che proporrà i suoi studi sulle scuole preuniversitarie in Valtiberina tra Basso Medioevo e Primo Rinascimento. I relatori ricostruiranno il clima di fermento culturale che si visse tra Sansepolcro e Città di Castello, due centri che si caratterizzarono per la presenza di una rete di scuole, centri di formazione laici e conventuali che animarono gli studi, la ricerca e la pratica
delle arti, la riflessione sull'organizzazione sociale e l'evoluzione delle tecniche delle scienze matematiche. Una grande donazione per restaurare la resurrezione di Piero della Francesca a Sansepolcro. A mettere a disposizione questa somma un ex dirigente della Buitoni, adesso industriale affermato in Svizzera. Il restauro conservativo sarà preceduto da una lunga serie di esami ad alta tecnologia, consentendo studi approfonditi. I lavori dovrebbero durare circa un anno. E come ogni giovedì torna l'appuntamento con Nessuno Escluso, la rubrica dedicata alle realtà del terzo settore. Protagonista di quest'oggi l'iniziativa Obbligo d'accesso oltre le barriere architettoniche e gli steccati sociali. La rubrica si inserisce all'interno del progetto Le abilità diverse della disabilità, promosso dalla Caritas diocesana e finanziato dal bando CEI 8x1000 del 2012 ed è realizzato grazie al prezioso contributo di due giornalisti speciali, Gianmarco e Paolo. Vediamo. Barriere architettoniche. Mobilità per persone con disabilità e anziani. Architettura inclusiva. L'accessibilità urbana è uguale per tutti. Per rispondere a questa domanda, oggi Nessuno Escluso è tornata a trovare l'associazione Il Velocipede Ollus. Coinvolgere istituzioni, associazioni e cittadini per costruire un dialogo che porti a risposte concrete sul tema dell'accessibilità urbana. È questo l'obiettivo che si prefigge l'iniziativa Obbligo d'accesso oltre le barriere architettoniche e gli steccati sociali? L'obiettivo dell'iniziativa è appunto quello di costruire una rete tra tutti questi soggetti per poter dare soluzioni vere al problema dell'accessibilità urbana e più in generale è quello di costruire questa rete di associazioni, istituzioni, cittadini per dare risposta all'accessibilità più generale ai diritti delle persone disabili e l'accessibilità urbana, la mobilità è uno di questi diritti. La giornata è strutturata in due momenti principali. Qual è il programma e chi saranno i protagonisti? Il programma della giornata del 10 maggio si propone di essere un momento di incontro e quindi di dialogo fra le associazioni, le istituzioni e i cittadini come le persone che vivono quotidianamente il problema della disabilità. Questo per noi significa dare voce comunque ai problemi in modo concreto e reale e cercare insieme di trovare delle risoluzioni che siano concrete, più stabili e più futuribili anche come progettualità. La mattina si incontreranno le istituzioni, persone che vivono quotidianamente il problema della disabilità e sicuramente le associazioni che fanno parte del territorio, mentre nel pomeriggio la giornata è stata strutturata per essere molto più pratica e quindi abbiamo deciso di chiamare ricercatori, esperti e professionisti che lavorano direttamente nel settore dell'accessibilità e dell'inclusione sociale con progetti che sono sicuramente all'avanguardia per il territorio. Obbligo di accesso non si limita solo alla giornata di sabato 10 maggio, ma è qualcosa di più. Si tratta di un progetto di sensibilizzazione ai temi della disabilità ed inclusione sociale. È così? La giornata del 10 maggio è un po' l'inizio dei lavori di un progetto che mira a creare networking tra le associazioni che riguardano il settore, i cittadini e le amministrazioni. L'inizio dei lavori comprende anche lo sviluppo di altri progetti a lungo termine per sensibilizzare appunto soprattutto le amministrazioni con delle linee guida future i progetti sull'inclusione sociale e gli steccati sociali. Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con la vendita straordinaria del mercatino dell'usato della comunità di Emmaus di Ponticino in programma per sabato 10 e domenica 11 maggio. Un fine settimana in cui gli appassionati di arte e di antiquariato potranno curiosare tra libri, vestiti, tappeti, quadri e modernariato. La comunità di Emmaus di Bayonne in Francia, gemellata da tempo con Emmaus di Laterina, porterà quindi degli oggetti e del mobilio francesi.
E sabato 10 maggio, a partire dalle 15, si svolgerà l'ultimo appuntamento del corso formativo Incontrare la disabilità. Il corso di formazione realizzato dalla Pastorale della Salute della Diocesi di Arezzo, Cortone e Sansepolcro presso l'ospedale San Donato di Arezzo. Previsti tra gli altri gli interventi di Giampaolo Donzelli, Giovan Battista Guizzetti e Gianni Scoppelliti. Questa era l'ultima notizia di questa edizione del nostro notiziario. Io vi ringrazio per essere stati con noi. A voi tutti un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.